Ehi, pronto a sbarazzarti finalmente di quelle maniglie dell'amore? Allora scaldiamoci con dei salti contorsione. Salta su e giù, torcendo i fianchi a sinistra e poi a destra. Fai una torsione, ma mentre sei in volo. Fai 20 secondi di questo, ma prenditi il tuo tempo e atterra dolcemente. Non devi farti male alle ginocchia. Il cuore ti batte più forte? Bene, vuol dire che sta funzionando. Con la frequenza cardiaca alta brucerai ancora più calorie man mano che passiamo a... crunch laterali in piedi. Alzati dritto e sposta il peso sulla gamba sinistra. Solleva il braccio destro e tiralo giù mentre alzi il ginocchio destro di lato, facendo toccare gomito e ginocchio. La cosa principale qui è usare gli addominali e gli obliqui, il muscolo nascosto sotto alla pancia. Fallo lentamente, senti quei muscoli che si attivano. Immaginati il grasso che si scioglie e se ne va. Bello, no? E cambia lato. Ora facciamo allenare gli obliqui a sinistra. Ehi, se pensi che perdere peso sia difficile, guarda Paul Kimmelman. Ha perso più di 160 kg in soli 7 mesi. Ha anche ottenuto un Guinness World Record per questa perdita di peso eccezionale. Successivo, plank con passi laterali. Mettiti in posizione di plank con i piedi uniti. Non spanciare. Porta la gamba destra di lato, tocca il pavimento e poi torna in posizione di partenza. Ora gamba sinistra. Continua a farlo per altri 20 secondi. Per quanto tempo si può rimanere in plank? Il record mondiale è di 8 ore, 15 minuti e 15 secondi. Immaginati di stare in plank durante tutto il turno di lavoro. E senti qua, il tizio che ha stabilito il record ha 62 anni. Plank hip dip. Mettiti in plank sui gomiti, ruota lentamente i fianchi e abbassati su un lato. Torna in posizione di partenza e fai lo stesso sull'altro lato. Se sei un principiante, puoi mettere le ginocchia a terra. Ecco un suggerimento per dimagrire che sicuramente adorerai. Dormi tanto. Se dormi poco, infatti, l'ormone della fame aumenta. Poi ti strafoghi e sappiamo tutti come va a finire. E poi, in media bruciamo 23 calorie in 30 minuti di sonno. Sono quasi 370 in una dormita di 8 ore. Twist russi. Una manna per eliminare il grasso. Siediti a terra, appoggiati indietro di circa 45 gradi e solleva le gambe piegandole. Tieni le mani unite al petto e inizia a torcerti. A destra, poi a sinistra. Continua a farlo avanti e indietro finché non dico stop. Una volta accumulate una certa resistenza e forza, puoi fare questo esercizio con una palla medica o un manubrio per aumentare il carico e l'efficienza. Non dimenticare il respiro. Espira ogni volta che torci il corpo. Destra, sinistra e stop. Tieni su quelle gambe. I bicycle crunch iniziano nella stessa posizione. Incrocia le dita dietro la testa e tieni le gambe dritte. Ora fai lavorare gli addominali in un crunch. Gira il busto leggermente per toccare il ginocchio destro col gomito sinistro. E ora il ginocchio sinistro con il gomito destro. Tocca, 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 proprio così. Curiosità sui tuoi obliqui che sicuramente ora sono in fiamme. Li usi tutti i giorni. Da quando ti giri perché qualcuno ti ha detto «Ehi!» da dietro, a quando ti avvicini per spegnere la lampada sul comodino, oppure quando ti giri per prendere la carta igienica in bagno. Torniamo al plank sui gomiti, così facciamo i crunch obliqui. Cerca di raggiungere il gomito destro con il ginocchio destro. 20 secondi a destra e la stessa cosa sul lato sinistro. Sai, gli obliqui sono un gruppo muscolare complesso. Hai quelli esterni e ti aiutano a girarti e a torcerti, ma in questo momento stiamo facendo lavorare gli obliqui interni profondi. Ti aiutano a piegarti a lato, come quando prendi o posi una borsa pesante accanto alle gambe. E sono chiamati bustino naturale del corpo. Va bene, saliamo di livello con i crunch a V laterali. Sdraiati sul fianco destro, mano destra a terra, davanti a te, per tenerti in equilibrio. Metti la mano sinistra dietro alla testa e fai un crunch facendo toccare gomito sinistro e ginocchio sinistro. Le gambe sono sempre unite. Pronti, partenza, via! Ehi, sapevi che il grasso è considerato un organo? Sì, la cosa di cui tutti vogliamo liberarci è in realtà una parte importante del sistema endocrino. Il grasso secerne, attiva e disattiva diversi ormoni e comunica con altri organi del corpo. Mentre cambi lato, voglio condividere delle curiosità sul grasso con te. Un solo chilo di grasso umano contiene 4100 calorie, la stessa quantità contenuta in circa 40 banane. E ci sono diversi tipi di grasso.
Quello bianco è dove il corpo immagazzina energia. Quello marrone serve a immagazzinare calore per tenerci al caldo. Ora sdraiati a pancia in su e facciamo 20 secondi di rotazione del busto. Solleva le gambe, ma piega le ginocchia in modo che i polpacci siano paralleli al pavimento. Ruota lentamente i fianchi per abbassare le gambe a sinistra. Torna in posizione di partenza e fai lo stesso a destra. Mentre continuiamo, ho delle buone notizie per te. Mangiare dopo le 18 è perfettamente ok. La cosa fondamentale è non mangiare almeno 3 ore prima di andare a dormire. Quindi, se vuoi fare le 3 su internet, puoi mangiare massimo a mezzanotte. Rilassiamoci con un po' di stretching. Primo, piegamento in avanti. Siediti con le gambe dritte davanti a te. Piegati in avanti e prova a raggiungere i piedi. Respira profondamente per far penetrare l'ossigeno nei muscoli. Ecco un altro consiglio che ti piacerà. Non seguire diete super restrittive. Il tuo metabolismo rallenterà se non mangi abbastanza. Quindi questi esercizi che stiamo facendo insieme perderanno di efficacia. E quando la tua alimentazione non è variata, il tuo organismo potrebbe risentirne. La tua macchina ha bisogno di carburante, quindi nutrila. Ora sdraiati sulla schiena per lo stretching ginocchia al petto. Il nome dice tutto. Porta le ginocchia al petto una alla volta. Afferrale e portale vicino al corpo per un allungamento profondo. Ok, dov'ero rimasto? Il carburante migliore per il tuo corpo sono i carboidrati complessi, come cereali, riso, legumi e proteine, carne, pesce, ricotta. Soprattutto circa 2 ore dopo l'allenamento, aiutano i muscoli a recuperare più rapidamente. Inoltre ti sentirai più pieno più a lungo, quindi non raggiungerai quei momenti di bisogno immediato di zucchero che ti fanno ingrassare come non mai sui fianchi. Ora passa alla posa del bambino per rilassarti nella parte finale dell'allenamento. Mettiti a 4 zampe, abbassa fronte e petto a terra e siediti sui talloni. Allunga le braccia in alto sopra la testa. Metti un cuscino dietro alle ginocchia per alleviare la pressione se hai problemi alle ginocchia. Ricordati la regola principale, non esagerare. Quanto all'alimentazione, 5 porzioni più piccole durante il giorno sono molto meglio di 3 porzioni enormi. E il workout non devi farlo tutti i giorni. Finiresti per stressare i muscoli, che non avrebbero tempo per recuperare. 3-4 volte a settimana, basta e come. Davvero! Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.